Ciao ragazzi e benvenuti al mio nuovo tutorial. Oggi vi insegnerò come creare una copertina di CD personale. Questo sarà il nostro risultato finale. Come vediamo, abbiamo il chitarrista con in mano la sua chitarra e dalla punta della chitarra vengono fuori note musicali che vanno a costruire il testo che poi noi scriveremo in base a quello che vogliamo. Veniamo a noi. Allora, la prima cosa da fare è aprirci Photoshop, cliccare su File, Nuovo documento. Come sappiamo, la copertina CD è quadrata, la misura è un 12 cm x 12. Sfondo bianco, clicchiamo su OK. Questo possiamo anche chiuderlo. Questa sarà la nostra copertina. Cosa dovremo fare? La prima cosa, dovremo crearci uno sfondo. Quindi andremo a selezionare il tasto sfumatura. Appena selezioniamo il tasto sfumatura, vedremo che qui compariranno delle iconcine. Andremo a schiacciare su sfumatura radiale. Metteremo il colore che più ci piace, io ho scelto questo blu, e andremo a cliccare due volte qui. Si aprirà questa finestra. L'importante è che ci sia il bianco che dia l'effetto luce centrale e alla fine il nostro colore preferito. Qui vediamo che va già bene, clicchiamo su OK, andiamo nel centro della nostra copertina, clicchiamo col pulsante, clicchiamo Shift per essere più precisi, arriviamo al bordo e rilasciamo. Come vedrete si è creata un effetto luce al centro. Ora cosa ci manca? Ora ci manca il nostro chitarrista. Io ho scelto questa immagine, ne troverete tante comunque su internet di chitarristi scontornati, o potete farvi una foto voi, come nel mio caso, e dopo scontornarla. L'importante è che per renderla più facile magari da scontornare, la facciate in uno sfondo, se non proprio bianco, che sia omogeneo. Così sarà un gioco da ragazzi ritagliarla. Io, come vedete, l'ho rimpicciolita perché essendo un 12x12 la mia foto era più grande, ho dovuto rimpicciolirla per poi passarla nella mia copertina. Quindi clicco sullo strumento sposta, mi prendo il mio chitarrista e lo porto sull'icona del mio sfondo di copertina e rilascio. Come vedete, adesso basterà posizionarlo nella posizione che vogliamo. E lo posiziono qui. Bene, ora cosa facciamo? Ora andiamo a cancellarci la nostra punta della chitarra. Quindi andiamo a ingrandirci un po', ecco, la nostra punta. Ci selezioniamo una maschera di livello, come ho fatto io. Qui, clicchiamo sulla maschera di livello, colore nero in primo piano, pennello, ci scegliamo magari un pennello con la punta un po' sfumata e andiamo a cancellarci la punta della nostra chitarra. Ecco fatto. Bene, ora cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo crearci la nostra nota musicale. Come facciamo? Ci dobbiamo aprire un nuovo documento, quindi facciamo clic su File, Nuovo. Ci può andare bene qui selezioniamo dove ci sono scritte centimetri pixel e facciamo un 500 per 500 può andare bene e clicchiamo su OK. Ora cosa andremo a fare? Andremo a costruirci la nostra nota musicale. Quindi clicchiamo su quest'iconcina qui dove c'è scritto strumento forma personale. Se non l'abbiamo selezionato perché c'è strumento rettangolo, robe varie, andiamo a selezionarlo. Si aprirà questa finestra qui, dove c'è la nostra nota musicale. Noi ci cliccheremo sopra, metteremo come colore di sfondo il nostro nero
e andremo a costruirci la nostra nota musicale. Bene, una volta fatto questo, dovremo aprirci la nostra finestra dei pennelli. Quindi andiamo su finestra e clicchiamo su pennello. Si aprirà questa finestra qui. Andremo a cliccare su pennello. Come vedete, appena clicchiamo su pennello, qui si aprirà un'altra finestrella e si selezionerà. Cosa andremo a fare noi? Andremo a selezionare sulla finestra forma punta del pennello. Appena selezioneremo forma punta del pennello, qui vedremo che verrà fuori tutte le punte del nostro pennello e robe varie. Noi, una volta che abbiamo selezionato la nostra forma punta pennello, andremo a selezionarci la nostra nota. Come vediamo, abbiamo la nota troppo attaccata, quindi dovremo andare su spaziatura. La spaziatura la porteremo al 130%. Così. Dopo andremo su dinamica forme. Clicchiamo su dinamica forme, riclicchiamo su dinamica forme da aprire questa finestrella qui e andremo a variare le dimensioni. Quindi qui dobbiamo lasciare una variazione di dimensione 100%. E portarci variazione angolo al 25%, lasciando disattivato tutto. Ora, una volta fatto questo, andremo su dispersione. Quindi cliccheremo su dispersione, cliccheremo sulla scritta dispersione. Si aprirà quest'altra cartella. La dispersione la dovremo portare all'infinito, cioè al 1000%. Conteggio 1 e variazione conteggio al 100%. Quindi se avete selezionato qui tipo un 98 lo portate al 100%. Disattivato e disattivato. Ora andremo su trasferimento. Quindi clicchiamo su trasferimento, clicchiamo ancora su trasferimento e porteremo la variazione dell'opacità al 100%. La prima cosa da fare sarà chiudiamo qui andare a modificare la nostra chitarra qui sulla punta. Quindi andiamo a selezionare il nostro pennello, selezioniamo la nostra maschera, primo piano nero. Andiamo a selezionare un po' sulla punta per deflagrare un po' la punta della nostra chitarra. Ora cosa faremo? Ora dobbiamo fare delle note musicali che vengono fuori dalla nostra chitarra in base ai colori della nostra chitarra. Quindi cliccheremo su un nuovo livello. Quindi nuovo livello vuoto, ci prendiamo il nostro colore della chitarra e selezionerò marrone come primo e clicco su ok. Partiremo a fare delle note musicali piccole a più grandi di dimensione. Mi riporto la mia figura come prima principalmente, però prima di fare le nostre note musicali andremo a farci la scritta che vogliamo. Quindi clicco su T di testo e vado a selezionarmi la mia scritta. Vado a selezionarmi il mio font, un font che sia facile, come questo, e scriverò Song. Ovviamente la scritta non dovrà essere marrone ma bianca. Ok. Possiamo farla anche, vediamo così, più in grande.
Clicco su un altro livello, riclicco su Song, sposta e me la porto dove voglio. Una volta fatta, dobbiamo cliccare su Opacità e portarcelo al 10%. Robe da vedere le nostre linee per dopo andare a semplificarci la vita quando andremo a fare le lettere. Ma ora, come dicevo prima, andiamo a costruire le nostre note. Quindi, nuovo livello. Clicchiamo su pennello con la nostra nota e col colore marrone, cioè o il colore della vostra chitarra, andiamo a selezionare le prime note che vengano fuori dalla nostra chitarra. Aumentiamo di dimensione. Adesso andremo a farci un nuovo livello vuoto. Selezioniamo il livello con il colore della nostra chitarra, il secondo nostro colore della chitarra, e faremo la stessa cosa. Partiremo da delle note più basse e, come abbiamo detto prima, più andiamo su, più aumentiamo la nostra dimensione. Ci prendiamo un altro nuovo livello, selezioniamo il colore, prendiamo il nero, clicchiamo su ok e selezioniamo le nostre note. Adesso, perché non sono andato sulle lettere? Perché bisogna ripristinare la dispersione per avere più controllo. Quindi, invece di averla al 1000%, dobbiamo portarla ad un risultato dallo 0 al 15%. Un 14 può andare bene, per avere più, diciamo, più controllo. E qui andremo a selezionarci i nostri contorni. Come vengono? Quindi ci andiamo a riselezionare il marroncino che avevamo prima. Adesso è il nostro blu che avevamo prima. Possiamo anche diminuire o ingrandire la nostra selezione. Possiamo farle più grandi, più piccole a nostro piacimento. Una volta fatto questo, andiamo a crearci un altro livello vuoto. Stavolta però con il colore di sfondo bianco, per andare a magari migliorare alcune parti. Intanto cliccheremo delle note così. In parte. E cliccheremo sulla scritta. Porteremo a un 2%, quasi inesistente, e andremo a vedere se bisogna migliorare delle parti. Quindi riclicchiamo sul nostro livello
e andiamo ad aggiungere magari delle note all'interno della nostra scritta. Ecco qui. Una volta fatto questo, cosa facciamo? Ci creiamo un altro livello. Prima però andiamo a selezionarci col tasto Shift partendo dal livello più alto al livello copia 1 e clicchiamo col pulsante destro del mouse e scriviamo Unisci i livelli. Una volta che abbiamo uniti i nostri livelli, andremo a fare un nuovo livello vuoto. Ci prenderemo un pennello che abbia la punta più o meno così, prendiamo questo 17 che lo avrete tutti per forza, e andiamo a selezionarci il colore nero e a farci un nostro contorno sulla copertina. In stile un po' grunge. Una volta fatto questo, ce lo portiamo su luce soffusa. E come vedrete, dopo possiamo anche in base all'opacità regolarcelo come vogliamo, a nostro piacimento. Poi, se invece ci piace sul nero, possiamo lasciare sul normale. A me piace così. Una volta fatto questo, cosa facciamo? Andiamo a farci delle linee di luce dietro al nostro chitarrista. Quindi clicchiamo su sfondo, nuovo livello, pennello bianco, un pennello soft. E andiamo a farci un leggero contorno di luce in questa parte. Ovviamente col tasto dell'opacità andremo a ridurre per fare solo un piccolo gioco di luce. Così. Una volta fatto questo, cosa dobbiamo fare? Clicchiamo su livello, unico livello e vedremo che abbiamo unito tutti i livelli. Facciamo un Ctrl J. Per dare più vivacità, più luce, più marcatezza a tutta la nostra foto, alle nostre note, andremo su filtro. Andremo a cliccare su altro e su accentua passaggio. Vedremo che la nostra figura, in base a come lo muoviamo, ha delle definizioni più marcate o meno marcate. Io la mia figura la porto sul 3 e clicco su ok. Una volta fatto, vado su luce vivida. E come vedrete, la figura sarà diversa. Possiamo aggiungere un altro effetto. Andiamo su filtri, correzione lente, personale e portiamo il fattore che in questo caso da un meno 47 e un più 40 5 e clicchiamo su ok. Come vedete abbiamo avuto un effetto più scuro qui sugli angoli. L'ultima cosa da fare se proprio vogliamo è fare livello unico livello CTRL più J per doppiare con il mio pennello vado a bruciare col brucia colore brucia metto un 9% e vado a scurirmi un po' il mio viso, le mie mani, per creare un effetto ancora più veritiero. Benissimo, l'unica cosa che poi ci rimarrà da fare, come ho fatto io, è crearci una nostra scritta qui in parte, con un nuovo livello, come sapete, testo, e qui scriverete il vostro nome, la vostra firma, quello che volete.
Benissimo, questo mio tutorial oggi è finito, spero vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi numerosi, e che dire, alla prossima, ciao ragazzi!